L'atto creativo è questione squisitamente umana o per chi ci crede divina? Ma allora la domanda era già emersa, ma in un'altra forma, questa. Non sono bonobo. Non sono bonobo, Ah no, sono questo è informatico, non ti è capita un macaco. nessuno. Scusate, I bonobo sono, diciamo, il primate più simile, probabilmente più simile nei comportamenti all'essere sì, umano, soprattutto è il primate che fa sesso no? una Cioè, volta ogni per 90 minuti ogni 90 minuti e lo fa per divertimento, tra fa l'altro, per nel senso, non solo per divertimento, accoppiamento. però con i vascolari Sì. maschi non si è registrato nessun bonobo che sia durato più di 17 secondi. Ok, No, ve lo quindi dico, ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Vabbè, è un macaco questo, e quello di fianco è un elefante. Perché? Scusate, perché ve le faccio vedere in una lezione sull'intelligenza artificiale? Queste sono per nulla artificiali, infatti il titolo della slide successiva sono non artificiali ma nemmeno umane, quindi è per questo che ci servono. Perché già il diritto si era posto il problema delle creazioni non umane. Perché queste bestie creano cose. L'elefante sta facendo un quadro, poi c'era stata polemica su quegli elefanti perché pare che fossero stati addestrati in modo crudele per replicare delle cose, quindi anche lì non si capisce quanto l'elefante lo faccia per un suo istinto o perché c'è uno che lo frusta dietro se non fa il disegno in un certo modo. Però ecco, c'era un altro primate, uno scimpanzé famoso negli anni 60 che faceva quadri che sembravano dei quadri di artisti, insomma, sperimentali, anche un po' figurativi, quindi mazzo di fiori, cose nature morte, cose un po'. E i suoi quadri sono stati venduti alle aste come se fossero i quadri di un artista. Quello invece è un macaco ed è una femmina di macaco che si è scattata il primo selfie animale della storia. Il selfie è quello a destra, diciamo, delle due foto. Perché sembra che stia sorridendo, ovviamente mostrare i denti per un animale ha una funzione diversa più che il nostro sorriso, anche se il nostro sorriso ha una ragione antropologica di quel tipo, ma l'altra foto dimostra che è stata lei a schiacciare il tastino della macchina fotografica. Questo è successo perché David Slater, un fotografo naturalista che va a fare i documentari nei parchi, bravissimo, ha volutamente messo delle macchine fotografiche in un'area in cui c'erano i macachi, per vedere cosa succedeva. È successo questo, che una di queste è andata lì, ha giochicchiato, schiacciato il bottone, si è fatta il selfie. Lui cosa ha detto? L'ha messa fuori e ha detto: io sono quello che ha fatto il primo selfie animale della storia. E tutti, bravo, bravo. Ma questo, infatti, dal punto di vista, diciamo, dell'impresa storico-intellettuale, bravo, ma dal punto di vista del diritto d'autore si è tirato la zappa sui piedi, si è fatto un autogol. Perché? Perché dicendo così ha dichiarato che la foto l'ha scattata la scimmia. E quindi lui ha sostanzialmente rinunciato al diritto d'autore. Cioè l'opera diventa di pubblico dominio. E lui non l'ha presa benissimo, c'è stata una causa, perché lui è convinto che il fatto di aver scelto le macchine fotografiche, messe in una certa posizione, creato l'occasione che la scimmia schiacciasse il bottone, già in sé questa cosa creasse a lui un diritto di utilizzazione. Magari non un diritto d'autore in senso pieno come lo intendiamo noi, con un diritto morale, con una paternità intellettuale di un certo tipo, però almeno il diritto di utilizzazione, almeno il fatto di poter vendere le copie. Ok? No, neanche quello, perché ad esempio, allora, a parte che c'è giurisprudenza, c'è dottrina molto univoca, tutte e due univoche, che stabiliscono che un animale non può essere titolare di diritti in generale, specialmente di diritti d'autore, perché sono diritti legati all'atto creativo. L'atto creativo è umano e quantomeno l'animale non è consapevole di fare un atto creativo, lo fa magari spinto da un istinto, per un gioco, per curiosità, e quindi non c'è copyright, non c'è diritto d'autore. Nel dubbio però, visto la foto del macaco è del 2011, la diatriba legale è stata negli anni successivi, nel dubbio il Copyright Office americano ha detto, suonerie, il Copyright Office americano ha detto: calma un attimo, aggiorno le mie practices, le mie linee guida operative, così chiariamo questa questione, perché non vorrei che poi mi arrivassero domande e richieste di chiarimento. Eccolo lì, 2014, paragrafo, terza edizione, paragrafo 313.2. Il copyright, ve l'ho tradotto io,
protegge, copyright protegge opere originali frutto di autorialità. Original works of, works of authorship, quindi molto chiaro. E l'authorship, l'autorialità può essere di un animale? No. Per essere qualificata in questo modo, un'opera deve essere creata da un essere umano. Le opere prive di questo requisito non sono tutelabili dal copyright. Lo US Copyright Office non prenderà in considerazione opere prodotte dalla natura, dagli animali e dalle piante. Ci sono anche quelle musicali, eh? L'organo che c'è in Croazia che suona quando arrivano le onde del mare. L'organo è un'opera creativa perché è di uno scultore, ma i suoni che vengono emessi non sono di nessuno, perché sono, è il mare che entra e tocca queste rocce messe in un certo modo per essere sonore, per suonare. Ok? Anche c'è anche uno scultore sardo bravissimo, Sciola, che taglia le rocce in un certo modo e queste prese dal vento sardo suonano, hanno un suono particolare. Non è arte, cioè non è opera creativa quella, anche se magari è gradevole e piacevole. Ok? Quindi chiarita la questione. Poi il Copyright Office 2 settimane fa, nel dubbio, ha chiarito anche la questione proprietà intellettuale su i prodotti, gli output dell'intelligenza artificiale, ma la vediamo dopo. Però già questo mi sembra abbastanza chiaro. Se non c'è contributo umano, non c'è copyright. Altra storia interessante. Qualcuno, questo un anno e mezzo fa, 2021, no 2020, era in piena pandemia, sì è vero, febbraio 2020, uno ha provato a hackerare il copyright in ambito musicale. Cosa ha detto? Io con un software lo imposto in un certo modo e creo tutte le combinazioni possibili, che non sono solamente le combinazioni tra note, ma sono anche le combinazioni delle durate delle note, del ritmo, quindi ci sono miliardi di possibilità. Lui le ha create tutte, sono su un repository, e dice, io in questo modo ho hackerato il copyright in ambito musicale. Perché? Perché ho bruciato la novità a tutti. Uno dei requisiti per dichiarare un'opera sotto copyright è che abbia un minimo di novità. Originalità più novità, dopo ve lo faccio vedere. L'originalità magari non si tocca, ma la novità, lui dice, tanto quello che tu qualsiasi brano musicale che tu scriverai da oggi in poi, in realtà sul mio sito c'è già. E quindi come fai a dire che è tuo e che ci sia un diritto? Per fortuna poi il diritto d'autore non funziona così, perché ripeto, ci vuole l'aspetto dell'originalità. Il concetto poi delle creazioni che erano molto simili o addirittura identiche per questioni fortuite esisteva già il problema. Era un'argomentazione usata anche nella causa quella Albano contro Michael Jackson. Albano ha fatto causa a Michael Jackson perché un brano musicale gli assomigliava effettivamente molto, ma poi avevano tirato fuori che c'era un terzo che addirittura era precedente a tutti e due. Ma in realtà questo terzo era un brano in India, in un altro paese un po' esotico, ed era molto improbabile che loro avessero ascoltato questo brano. Quindi cosa si è arrivati a dire? C'è Ennio Morricone che ha fatto una dichiarazione su questo tema, che quando fai musica leggera di un certo tipo, no, è molto probabile che fai cose che hanno fatto già altri, quindi non ti incazzare, se no. Lì c'erano sotto tanti soldi, quindi probabilmente mi sarei incazzato, cioè nel senso, ci avrei provato anch'io, non dubito come avvocato, ma... questo per dire che il fatto di comporre cose, di creare cose che sono già simili a quelle di altri, era un problema che il diritto d'autore si era già posto. Però era sempre tra umani, cioè, umano contro umano, si andava a vedere chi era arrivato prima, si andava a vedere se c'era probabilità che Tizio avesse conosciuto Caio, avesse imitato le sue canzoni o i suoi testi letterari, e in qualche modo i giudici ne venivano fuori. Questa è stata una provocazione non da poco, questa qua del no, creo tutti i miliardi di musiche possibili così vi ho fregati. Dimmi, scusa. Non ho capito perché non è giuridicamente sostenibile questa cosa. Cioè, capisco quelle cose che sono state già create, va bene, però le melodie effettivamente poi le cose sono simili, magari tra di loro. Allora, nella musica, ad esempio, ti rispondo allora. Dal punto di vista del diritto d'autore, nella musica non basta la melodia, ma è melodia, ritmo e armonia. Quindi già aggiunge dei piani. Ritmo possiamo dire che forse c'era già in queste, perché già la notazione in un certo modo dà ritmo al brano musicale. Sì, ma il ritmo si colora anche degli strumenti che ci sono dietro, la batteria, le percussioni, l'impatto che dà, sì, arrivo, il sound che dà, no? A volte un remix non fa altro che far suonare in modo un po' diverso
un brano, ma lo tiene tale quale. Quindi, e c'è creatività sul remix, l'autore che fa il remix ha un diritto d'autore come opera derivata a tutti gli effetti. Quindi effettivamente è un po' più complesso la questione del diritto d'autore, però sì, la provocazione è interessante. Sulle melodie ci sarebbe da discutere, però ecco, adesso poi se vuoi dopo ne parliamo in separata sede per approfondire un attimo, ma adesso è giusto per farvi capire come la tecnologia sta mettendo in crisi sempre di più il diritto d'autore, perché pone delle questioni che fino a quel momento fino a pochi anni fa non c'era la tecnologia per fare sta roba, per fare miliardi di combinazioni e metterle online e dire ci sono già. Adesso sì, e quindi il diritto si perde in queste questioni. Vado avanti. Ecco, la questione di quanto è autonoma un'intelligenza artificiale nel creare. Conta molto la preposizione. Parliamo di opere create con l'intelligenza artificiale o dall'intelligenza artificiale? Tendenzialmente con, cioè quello che ha risposto anche il Copyright Office americano 2 settimane fa è: l'intelligenza artificiale non prende iniziative da sole, se fanno un'opera è perché qualcuno gli ha dato degli input, quando ti danno l'output, tu utente decidi se l'output ti va bene o se lo vuoi modificare, decidi se pubblicarlo tutto, se pubblicarlo a pezzi, se pubblicarlo modificato. E quindi comunque l'intelligenza artificiale è semplicemente uno strumento nelle mani di un creativo, che è un creatore, che è un essere umano. Come avere in mano Photoshop, come avere in mano un programma di remix brani musicali. Quindi tendenzialmente, finché siamo in questo scenario, non ci poniamo tanto il problema. Dopo vi faccio vedere che anche lì più complessa la questione, e soprattutto questa viene da ieri. Ieri ero a Firenze a parlare di... ieri ho ascoltato, e ieri ha parlato questo sviluppatore che è anche musicista, che sostiene, e l'ha dimostrato anche in modo abbastanza convincente, poi andate a vedere il suo sito, che lui è riuscito a impostare alcuni sistemi di intelligenza artificiale sviluppando proprio codice in Python, dando loro una certa autonomia, cioè togliendo loro delle regole, e quindi dice... loro a un certo punto prendono iniziativa partendo da degli spunti che trovano e creano cose senza che io gli dica cosa devono creare, e sono cose gradevoli, interessanti dal punto di vista della musica elettronica. E dice, stiamo mica andando verso parla di meta autore, adesso meta lo si mette davanti a tutto, però è una provocazione che lasciamo un attimo in sospeso e vediamo se riusciamo a tornarci dopo. Però ecco, occhio quando parliamo di opere create da o con, perché la preposizione fa tutto. Perché se è con, rientriamo nei nostri vecchi parametri mentali, per cui queste tecnologie sono semplici strumenti in mano a un essere umano. Se cominciamo a dire da, allora stiamo riconoscendo all'intelligenza artificiale un certo livello di autonomia che non sono sicuro che per adesso abbia. Però la direzione potrebbe essere quella. Ecco, scusate, questa è la slide che ho fotografato ieri a Firenze di questo artista Robert Lunar. Lui parla di, insomma, fa una domanda che io riprendo dopo in una slide perché l'ho letta in un articolo invece giuridico, cioè gli artisti sono pronti a cambiare la propria visione antropocentrica, per cui l'arte per forza è umana. Eccola qua, questa è la versione giuridichese, legalese della stessa domanda. Il diritto d'autore è antropocentrico, sì, il diritto d'autore che noi conosciamo è antropocentrico. Ed è una riflessione che fa Roberto Casa, professore di questi temi, proprietà intellettuale e diritto dell'informazione a Trento, e dice, questo è tratto da un suo manuale che trovate anche in rete perché è rilasciato in open access dalle edizioni, il capitolo 22 è intitolato Intelligenza artificiale e diritto d'autore, molto semplicemente. Cose che, vedete, marzo 2021 per un testo giuridico è appena uscito, noi diremmo. No, vecchissimo adesso. Cioè, in questi temi ci fai una roba a marzo 2021, a giugno 2021 devi stare attento perché potrebbe essere vecchio. Però diciamo, questo pezzo, questa riflessione è ancora assolutamente valida. Il diritto d'autore e in particolare il diritto morale, cioè quei diritti d'autore che collegano
l'autore alla sua, alle sue opere dal punto di vista della personalità, dello stile, dell'appunto quello che viene chiamato diritto morale d'autore, sono antropocentrici, cioè sono stati elaborati avendo a mente l'uomo. Sebbene molte leggi sul diritto d'autore, compresa quella italiana, non definiscono i concetti fondanti di autore, di creatività, originalità, espressione, forma espressiva e opera, cioè sono tutti concetti che abbiamo definito con la dottrina, no? Con l'argomentazione dei giuristi, dei professori e degli autori di testi e anche con la giurisprudenza. Non vi è dubbio, dice, che essi sono stati concepiti in un'epoca tecnologica che non conosceva questi fenomeni di intelligenza artificiale conosceva l'intelligenza artificiale. E questo l'ha scritto nel 2021, un anno prima, più di un anno prima, che arrivasse ChatGPT, arrivasse da lì, e queste nuove che sono arrivate pochi mesi fa. Conclude, la capacità di adattamento di questi concetti giuridici è relativa. Cioè, l'elasticità del diritto d'autore a un certo punto finisce. L'abbiamo già tirata davvero all'inverosimile, cioè avete visto le varie sfide, cioè siamo partiti da un istituto giuridico che doveva coprire le copie di testi sostanzialmente e di spartiti, no? Perché nel 1700 l'attività di copia era legata a testi letterari, testi teatrali e spartiti musicali, l'abbiamo portata a coprire il web, a coprire i social, ha fatto fatica ma ce l'ha fatta. Roberto Caso dice: non sono sicuro che ce la faccia a coprire sta roba qua, cioè che si riesca a estendere l'elasticità del diritto d'autore anche su questo nuovo fenomeno, se non stabilendo nuove regole, inventandosi una nuova forma di tutela. Ecco le questioni giuridiche che noi dovremmo andare a affrontare, farvi capire che la parte giuridica non è ancora arrivata, quella vera, siamo a più o meno a metà. Però ecco, le domande, gli aspetti da approfondire, spinosi tutti, ma tutti intriganti, perché secondo me è uno degli argomenti più sfidanti per il mio settore in questi anni, al contrario degli NFT, che sono invece una roba che mi ha lasciato sempre molto perplesso, sono queste tre. E allora, le opere create dall'intelligenza artificiale rientrano nella tutela del diritto d'autore e copyright? Cioè, sono tutelate o no? Perché se noi arriviamo a dire che, come per gli animali, no, non sono tutelate perché vengono fatte da una macchina e quindi non è, basta, risolto il problema, la lezione può finire fra 5 minuti, il diritto d'autore non ce n'è, tutto ciò che viene creato con questi sistemi è di tutti e di pubblico dominio automaticamente, ma ovviamente non è così semplice. Quindi nel caso invece la risposta fosse ci sono dei diritti, dobbiamo capire di chi sono e come vengono esercitati. Seconda questione. Le norme e i principi giuridici che abbiamo ora sono sufficienti per darci delle risposte oppure è necessario qualcosa di nuovo? L'ho già detta prima, l'ho anticipata. No? Boh. Vedremo che per adesso le risposte più interessanti le abbiamo... Chiedo a voi, da chi è che abbiamo risposte più interessanti in questa fase? C'è il premio a chi darà... No, certo. C'è il premio? Provate a vedere, chi è che in un mondo come quello di oggi, cioè, chi è che sta dando delle risposte sensate a questi problemi per adesso? A parte Aliprandi. A parte Aliprandi, ovviamente. La risposta Aliprandi non va. L'Europa che sta provando, no, sì e no, però no, perché l'Europa, dopo lo spiego, sta dando risposte sul piano della responsabilità più che del diritto d'autore, cioè sono interessati a capire sostanzialmente di chi è la colpa, di chi è la responsabilità dal punto di vista legale se una macchina guida autonoma prende sotto un uomo. Sull'aspetto creatività io non l'ho visto ancora, anche se la bozza è ancora in discussione. Potrebbe individuare un nuovo diritto. Sì, però per adesso non c'è. Io sto dicendo ad oggi, 24 marzo 2023, chi è che sta dando? Cioè dov'è che possiamo... Prego. I creatori stessi. Scusa, i creatori? I creatori stessi. Di che cosa? Cioè quelli che hanno creato i sistemi o quelli che creano? Il sistema. Bravo, risposta esatta. I termini d'uso delle piattaforme. Cioè per adesso le risposte più interessanti le troviamo, in realtà vi avevo dato un'imbeccata prima, non mi avete ascoltato. All'inizio che ho detto che ieri sera ho litigato con ChatGPT, ho detto ma come caspita fai a rispondermi così se c'è scritto nei tuoi termini d'uso? Adesso le risposte più interessanti le abbiamo nei termini d'uso delle piattaforme, che è tutto dire perché vuol dire che sono regole che si sono scritti loro, no? Cioè sono regole interessanti ma di carattere contrattuale, cioè valgono perché c'è qualcuno che le accetta, questi termini d'uso non sono leggi, non sono norma giuridica nel senso pieno del termine.
Comunque, ottimo, grazie. Terza, ma c'è derivazione, c'è un rapporto di derivazione tra output fornito dall'intelligenza artificiale e dati utilizzati per addestrare e magari tra output e l'algoritmo? Allora, se c'è un rapporto di derivazione tra output e dati, vuol dire che tutti quelli che, cioè tutti i creatori dei contenuti che sono stati utilizzati per addestrare la macchina possono avere un diritto su quello che la macchina produce, ed è un casino allucinante questo, perché vuol dire che devi risalire, ed è difficilissimo da sapere perché noi non abbiamo contezza di quello che fa l'intelligenza artificiale dentro di sé, come macina. E per la fotografia, cioè, perché anche... Dopo ti faccio vedere, sì, anche secondo me. Ma in realtà, allora, i miei colleghi informatici mi dicono che loro non è che assimilano, cioè non è che fanno una copia dei dati, loro guardano, modellano e da quello imparano. L'input è uguale, l'output è uguale. No, quello però con capizzo l'altro ieri. Il problema è che in qualche modo il sistema introduce qualcosa in più dell'input per variare l'output. Ok. Ma se l'output è... Dopo allora, una slide che parla della somiglianza del contenuto, cioè la somiglianza dell'output, che non è cosa da poco. Ma no, ma quando ieri mi sono messo a discutere con ChatGPT, che mi ha detto, mi ha citato una sentenza che io non ho trovato, questo dopo ve la faccio vedere, farina. Finisce a mezzogiorno, sono 7. Sì. No? Sì. Ah, 12:15 io sinceramente. Vabbè, chi vuole andare via va. Guardo, ce la fate. È molto interessante il finale. Ce la facciamo. Vabbè, comunque, no, pensavo 10:30, 1:45, no. No, scusate. Va bene, no, ma ce la facciamo. Va bene, ce la facciamo. Sui soggetti coinvolti vado veloce, insomma, no, nel mondo giuridico si va poi a vedere anche i soggetti. L'ideatore fornitore, i soggetti in gioco sono questi: colui che crea l'intelligenza artificiale, no, ideatore fornitore del sistema, che è quello che ha citato prima il vostro collega, che è quello che crea il software, che crea i modelli e che crea la base di dati, sempre che la base di dati sia originale o non sia stata creata con cose che sono state prese fuori. L'utente del sistema, il secondo soggetto è l'utente del sistema, siamo noi, quelli che accettano i termini d'uso, si registrano. Tu chi, scusami? Tu addestratore selezioni dei dati, ma non crei una banca dati. No, usi banche dati di altri. No, e questo è il punto interessante. Ok, vabbè. Va bene, dopo ne parliamo. Allora, l'utente di intelligenza artificiale è quello che mette il judgment, quello che chiamiamo judgment, dopo lo vediamo, è un termine tipicamente del linguaggio, diciamo, del diritto del copyright americano. Cioè colui che dà l'ultima parola, decide cosa può essere pubblicato o no, come deve essere. E poi c'è l'utilizzatore delle opere create attraverso l'intelligenza artificiale. Cioè una volta che l'utente è andato sul sistema di intelligenza artificiale, ha creato la sua immagine, il suo testo e lo pubblica, ci sono tutti gli utilizzatori. Questi sono i tre soggetti che dobbiamo tenere in considerazione. Ripensare l'idea stessa di creatività. In realtà questa slide è ridondante perché è una cosa che vi ho detto fin dall'inizio. Se la rivoluzione digitale ci ha portati a dover ripensare il concetto di copia e di riproduzione e a gestire nuove modalità di fruizione dei contenuti, l'arrivo dei sistemi AI generativi ci obbliga ad uno sforzo ancora maggiore, cioè a ripensare radicalmente il concetto di creatività.